L'ultima vittima del virus sono i bar, pub e ristoranti. Il decreto firmato dal Premier Conte prevede la chiusura anticipata alle 24. Andiamo a sentire cosa ne pensano baristi e ristoratori. La stretta del governo per contenere i contagi da Covid-19 si concentra soprattutto sulla vita sociale e nelle aree della movida. Da ora le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite fino a mezzanotte. Se i locali non sono provvisti di servizi al tavolo, dovranno chiudere obbligatoriamente alle 21. In sostanza, dalle 21 in poi, si potrà consumare soltanto se seduti al tavolo, dentro o fuori dal locale, purché a sedere, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di assembramento. Dalle 21 ovviamente dovremo stare un po' più attenti quando le persone stanno per alzarsi in piedi e bere un drink in piedi, li inviteremo a sedersi e noi li serviremo con molto piacere. L'importante insomma è che la gente non ha il terrore di uscire, perché sennò si torna un po' indietro. Alle 11 ancora entra gente, 11 e mezza entra gente. Quindi non avere tutte quelle entrate sarà comunque una discreta rimessa. Però in generale, già io adesso mi chiedo, chi vuole arrivare alle 10:30, 11 è al pelo, bisogna dirgli mangi e scappi. E soprattutto non ha senso per un ristorante. Ecco. Poi magari i locali che fanno 50-100 persone fuori col bicchiere, senza mascherina, come è normale, come fanno, come... perché la gente non rispetta le regole, però ne dobbiamo pagare noi, che alla fine abbiamo la gente a sedere, la gente che entra, che esce, le mascherine, quello che dobbiamo fare lo facciamo. E quindi o si prolungava solo per i ristoranti fino a una chiusura che era la mezzaluna, una mezz'ora, un'ora ci sarebbe cambiato, ci faceva finire il nostro lavoro, poi chiaro, continuare a fare serata e tutto, se vogliono chiudere, che chiudano. È un decreto che non sta né in cielo né in terra, perché è un decreto che va affrontato a regione e non va affrontato a livello nazionale, perché i casi non sono uguali in tutta Italia, quindi secondo me è da cambiare e sarà una mazzata proprio a livello nazionale, perché ci sono alcune attività che magari lavorano dalle 11 fino alle 3 di notte. Vedrete qualcuno che staziona col drink davanti al locale, sarete costretti a mandarli via, questo lo sapete. Sì, sì, noi questo lo sappiamo, quindi bisogna stare molto attenti. Sicuramente per i ragazzi e per i bar che hanno l'attività dopo una certa ora sicuramente è una grande delusione, quel doppio turno che adesso sei quasi costretto a dare degli orari alla gente, e quindi sicuramente si risentirà sta cosa.